Lui è Federico Gardenghi, ha 14 anni e ha già suonato nei più importanti festival di musica techno in ben 17 paesi, dall'Olanda alla Tunisia. Vuoi che papà sia dentro o fuori? Papà, non cambia niente. Sicuro? Può stare qua. Ma vuoi che sia qua perché hai paura di noi? No, no. È vero che sei il DJ più giovane al mondo? Così dicono. Quando hai avuto la prima console? Natale dei 6 anni. Qual è il posto più figo dove hai suonato? Alla Street Parade a Zurigo davanti a 1 milione di persone. Quando suoni in discoteca vai solo o accompagnato? C'è sempre mio papà. Ma non ti imbarazza? No. Sei il più giovane del locale? Sempre. La cosa divertente è che in molti locali c'è scritto ingresso vietato ai minori di 18. Ti è mai capitato di fare serate la mattina dopo dovevi andare a scuola? Ogni domenica. Ma a scuola sei bravo? Sì. Se non vado bene a scuola non faccio gli eventi, quindi. La sera fino a che ora stai alzato? Il coprifuoco è sempre a mezzanotte. E quando suoni nei locali? Il limite è sempre mezzanotte. Come Cenerentola? Sì. Quanto guadagni in una serata? Quanto basta per comprarmi le centinaia di canzoni che uso per ogni mio evento. E chi gestisce i tuoi soldi? Papà, e tutto quello che prendo viene diviso 50% me, 50% mia sorella. Chi l'ha stabilita questa regola? Mamma e papà. E non ti sei ribellato? No, mi sembrava giusto. Non pensi che mettere su un disco sia facile? Mettere su un disco è facile, mettere il disco giusto è molto difficile. E qual è il disco giusto? Il disco che carica le persone. Quindi sei bravo se riesci a far ballare le persone? Sì. Ma potrebbe essere anche che sono strafatti e non stanno capendo niente. In realtà questa cosa dello strafatto è una cosa che gira molto nel mondo della musica, però io scommetto che se esco qua fuori, come ci sono di strafatti in discoteca, ce ne sono di strafatti qua fuori dagli studi. A tatuaggi come sei messo? Zero. La tua prima sigaretta? Mai fatta. La tua prima sbronza? Mai fatta. Mai mai? Una volta ho pucciato il dito nella birra. Non sono molto trasgressivo sotto quel punto di vista. Se tu dovessi scegliere, quale droga proveresti? Marijuana. Secondo te dovrebbe essere legale? Piuttosto che avere un commercio illegale, sì. L'universo femminile l'hai già scoperto? Prossima domanda. L'argomento ti imbarazza? C'è papà che si tappa le orecchie. Esco. Papà esce. Dai, lasciaci soli. No, stai qua, stai qua. Papà, ma tu l'hai mai visto con una ragazza? Stai zitto tu. L'ultima volta che hai limonato? E se ti dicessi che non l'ho mai fatto? Mai limonato? No. Vabbè, cambiamo argomento. Quanto tempo passi su internet? Un paio d'ore totali al giorno. Non è tantissimo. I miei dicono di sì, però vedi che non è tanto, lo dico anch'io. E cosa guardi? I video dei miei amici youtuber. Vai solo su YouTube o anche da altre parti? So dove vuoi andare a parare, no. Sicuro? No, mi state facendo sudare. Ma sui social le ragazze ci provano? Su Instagram più che su WhatsApp succede. E tu? Rispondo sempre ho 14 anni. E quindi? È un no. Secondo te c'è un'età giusta per la tua prima volta? Secondo me sì. Qual è? 16 anni più o meno. Mi devi venire a prendere a scuola? Vabbè, ti ha salvato la campanella. La TV la guardi? Poco. Conosci Pippo Baudo? Più o meno. Cioè? Non ho mai capito in realtà chi fosse. Bruno Vespa? Già sentito, però non ho in mente chi sia. Ilary Blasi? Sentita di nome. Tuo padre te lo compra il motorino? Più che il motorino mi piacerebbe la macchinina cinquantino. Ma la macchinina è da sfigati. No, va bene, il motorino, il ciao. Possiamo contrattare sul ciao. Canta una canzone commerciale. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier. Canta una canzone house. Finally just happened to me, right in front of my face, la mia voce fa schifo. Canta una canzone di Battisti. Non mi vengono in mente. Le bionde trecce. Dai! Le bionde trecce. Ancora una cosa. Su YouPorn ci vai? Ancora. Vabbè, come finirà questa intervista? Che finirà in tribunale perché è un episodio di bullismo, secondo me.